Decluttering dei miei vestiti da sera, parte 2. Mi sa che a sto giro c'è poco da declutterare, però comunque tutto quello che decluttero lo troverete sul mio Pinterest. Cominciamo da questi vestiti tutti pagliettosi. Eccoci con il primo, che secondo me è molto bello perché è tutto brillantoso, tutto luminoso, però secondo me non valorizza per niente il mio fisico, cioè mi fa tipo un tutt'uno, non so, mi dà questa impressione. Però vederlo così è pure carino. Tra l'altro sabato ho anche una festa di compleanno in discoteca, magari potrebbe essere un'opzione. Non lo so, cioè vorrei che mi segnasse un pochino di più i fianchi, tipo così. Invece, non lo so. Penso un attimo se declutterarlo perché non mi piace il fit. Per lui stesso discorso, cioè secondo me è molto molto figo anche per il fatto che è tutto colorato. Poi mi ricordo che l'avevo utilizzato mi sa a Capodanno di 2 anni fa. Però non mi piace il fit, cioè secondo me non valorizza il mio corpo. Non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Procediamo con tutti i vestiti neri. Lui è un semplicissimo tubino nero che nell'armadio ci deve sempre stare. Questo anche abbinato con un bello stivale, con un bel blazer, è molto molto carino. Quindi non declattero. L'avrei anche declatterato perché non me lo metto più, sinceramente. Il problema è che questi due vestiti hanno proprio un legame affettivo, perché questo è l'onde stavo la prima volta che mi sono baciata con Danny Succio. E questo la seconda volta che mi sono baciata con Danny Succio, sempre in discoteca tutto questo. E tra l'altro, tipo in una delle prime foto che ci aveva fatto una mia amica che ci aveva paparazzati, avevo proprio questo vestito dove lui mi abbracciava tutta. E quindi, cioè, non lo metto più, sinceramente, non l'ho mai più messo, l'ho messo solo quella sera, mai più messo. Però cioè, sento proprio tipo l'odore delle prime volte che ci vedevamo, non lo so, cioè, no. Questo anche lo indossavo una delle prime sere che mi vedevo con Dennis. E questo mi piaceva un sacco, me lo ricordo benissimo, che mi chiedevate sempre dove l'avevo preso e non credo proprio di declatterarlo. Questo poi ha superato l'era dei primi baci perché è stato il vestito che ho indossato durante la prima uscita da Già Fidanzati con Dennis, quindi no, anche questo rimarrà con me. La serie Dimmi che sei sottona senza dirmi che sei sottona. Vestitino poi non ci penso minimamente a declatterarlo perché per acquistarlo ho praticamente regalato un rene a Zara. È bellissimo, in inverno lo utilizzo tantissimo mettendoci tipo i lupetti bianchi sotto e no, è troppo bello. Passiamo ai blu, che tra l'altro sono entrambi di velluto, cioè molto simili. Non credo di declutterarlo perché mi sta molto bene, ogni volta che lo metto mi chiedono dove l'ho preso, quindi è proprio una chicca che devo avere nell'armadio, anche perché è monospalla, mi piace un sacco. Questo vestito è anche molto carino perché poi è tipo... Questo vestito anche è molto carino, ha un bellissimo colore perché io amo il blu, poi queste aperture laterali, ma credo proprio di declutterarlo perché da quando ce l'ho messo soltanto una volta e poi non l'ho mai più messo. Questo che ho acquistato l'anno scorso per Natale, a parte il fatto che non ho avuto un'occasione per metterlo, ma la verità è anche che è un pochino largo, considerate che io sono un po' vuota qui e credo però che una persona con una taglia in più di me sia davvero davvero perfetto perché è super carino e poi anche magari con un lupetto bianco sotto, cioè per Natale è carinissimo, guarda, poi è tutto glitterato, è fatto veramente veramente bene. Io avevo pensato di comprare proprio nel periodo natalizio, alla fine anche questo non l'ho utilizzato per niente l'anno scorso, è molto molto bello anche perché ha tutte le arricciature, quindi va proprio a evidenziare tutto il lato B e tutto quanto, cioè fa proprio un bel fit secondo me questo, ma io non l'ho utilizzato neanche una volta da quando l'ho comprato, quindi su questo sinceramente credo che sì, credo che sì, lo declattero, anche se è molto carino, però mai mai utilizzato, vi giuro. Questo vestitino è molto molto carino, non è rosso ma è tipo fucsia magenta, è proprio un bel colore, ma nel mio armadio è un vestito che ha fatto proprio il suo corso perché l'ho già messo in varie una o due volte per qualche serata. Io purtroppo dopo che ci faccio una serata con i vestiti so perfettamente che non li metterò più, quindi magari qualcuna lo utilizzerà meglio di me. Vi dico che se qualcuna ha una taglietta in più di me sta ancora meglio perché su di me è leggermente largo, però comunque lo declattero. Anche questo vestito appartiene all'era in cui mi ero appena fidanzata con Danny Succio. Qualche veterana che mi seguiva già sicuramente se lo ricorda perché ci avevo fatto veramente tantissimi video di tutto e di più. Avevo anche postato proprio la prima foto sul mio profilo con lui, con questo vestito. Però credo che questo invece lo declattero perché sono più affezionata agli altri, questo non l'ho più utilizzato e quindi
lo decluttero. E per finire c'è lui che ha tutto questo pellicciotto, l'avevo sempre acquistato nel periodo di Natale perché avevo fatto una mega scorta di vestiti. Questo alla fine l'ho utilizzato in viaggio a Budapest, infatti ci ho scattato la foto sotto il Parlamento di Budapest che è bellissimo. E credo che me lo tengo perché è un vestito veramente particolare, nonostante sia di Shein ha proprio una bellissima qualità.